Grazie Eccellenza. Credo che la proposta di nomina del dottor Faraone come capo della gendarmeria, che il governo fa oggi al Consiglio Grande Generale, abbia alcuni aspetti positivi degni di essere sottolineati, almeno dal punto di vista di come è maturata la proposta e si è concretizzata. Ci sono stati due dibattiti consiliari conseguenti alle dimissioni del generale Gentile e il Consiglio aveva dato alcune indicazioni su questa nomina, una delle quali era la rapidità con cui si doveva pervenire alla nomina del nuovo comandante, rapidità rispetto ai tempi delle dimissioni del generale Gentili, appunto. E rapidità credo che ci sia stata, si sia realizzata. Un'altra indicazione che era strettamente conseguente alla prima era che come via preferenziale si doveva scegliere all'interno del Paese, cioè fra le risorse che questo Paese offre. E anche questa condizione è stata soddisfatta. Poi c'è stato l'altro aspetto positivo, è stato il confronto che si è realizzato fra governo, maggioranza e minoranza. Confronto cioè allargato a tutte le forze politiche, non solo i due dibattiti consiliari che ho ricordato, ma anche alcune riunioni, non mi ricordo più se sono state due o tre, in cui erano presenti governo e tutte le forze politiche, in cui c'è stata da parte del governo e della maggioranza la valutazione dell'ordine del giorno che era stato votato in Consiglio, che indicava alcune caratteristiche che doveva avere la nuova figura, e poi c'è stata la proposta del nome. Sottolineo che si è andati nella direzione diametralmente opposta a quella che era stata scelta con la nomina del generale Gentili e quindi direi che anche questa condizione che era venuta fuori nel dibattito consiliare nell'ordine del giorno sia stata soddisfatta. Come altro aspetto io tengo a sottolineare le qualità del nome prescelto, della figura, dell'uomo che abbiamo scelto come futuro comandante della nostra gendarmeria. Il dottor Faraone è un uomo, intanto una persona per bene, e si è rivelato un professionista esemplare. Ha deciso di viaggiare a basso profilo, come deve fare una persona che ricopre un ruolo delicato. Ha scelto cioè una maniera di lavorare che è stata abbastanza agli antipodi rispetto a quella che ci aveva mostrato il suo predecessore. Quindi un servitore dello Stato che ha agito bene e in silenzio. Una persona che ha rapporti con l'esterno, che è stato uno dei protagonisti dell'accordo fra le forze di polizia che è stato firmato fra il nostro governo e quello italiano all'inizio del 2012, una persona che ha tutte le qualità e le caratteristiche per ricoprire con ottimi risultati il ruolo che spero il Consiglio Grande Generale gli offrirà. Ecco, questa è stata un po' la strada che è stata percorsa e io ne ho sottolineato gli aspetti che ritengo che siano quelli degni di essere citati. Ciò nonostante ho ascoltato nel dibattito che si è fin qui svolto, ho ascoltato diverse critiche, purtroppo l'unanimità è ancora un miraggio, anche per quanto riguarda certe nomine, a patto che si siano fatti certi percorsi, evidentemente l'unanimità è ancora un miraggio e quindi ci sono parti dell'Aula che hanno legittimamente inteso criticare sia il metodo che il governo ha seguito sia la soluzione finale. Tutto legittimo, ma io vorrei rispondere, è chiaro che il mio è uno dei tanti punti di vista, alle critiche che sono state presentate durante il dibattito. Allora, c'è stato chi ha detto che la proposta, alla fine il nome lo ha fatto
la maggioranza e il governo. Io non vedo cosa ci sia di scandaloso in questo. Se questa nomina è passata, come ho già detto, attraverso il confronto, chi doveva fare la proposta? Il consigliere Zeppa, mi pare, ha citato il fatto che quando è stato votato l'ordine del giorno con l'indicazione delle caratteristiche che doveva avere il nuovo comandante, in calce quell'ordine del giorno mancava solo il nome e il cognome, che in quell'occasione non era stato fatto. Ma io ho cercato di spiegare, anche quando c'è stato l'incontro con le forze politiche di minoranza, che una volta individuato il percorso e le caratteristiche, prima di ritornare in aula, il governo doveva fare le proposte alle forze di opposizione. Perché, e l'ho detto, e questa è una mia opinione, avrei agito di conseguenza, se per caso l'opposizione fosse stata unanimemente contraria al nome proposto, la maggioranza non poteva, per il momento particolare che stiamo attraversando e per la delicatezza del ruolo, la maggioranza non poteva da sola nominare il comandante della gendarmeria. La proposta invece che è stata fatta dal governo ha trovato i consensi di una parte dell'opposizione. E questo è il motivo per cui oggi il governo è venuto in consiglio con la proposta ufficiale. Dovevamo fare in maniera diversa? Ora, tutte le opinioni sono rispettabili. Io trovo singolare il metodo che hanno indicato alcune forze di opposizione, il metodo che doveva essere scelto, che era preferibile a quello che è stato percorso, che è stato realizzato, e cioè quello di riunire insieme i corpi militari, il governo, le forze politiche e anche il Tribunale. Ecco, io mi domando se quando si tratta di nominare, di ricoprire un ruolo apicale nella pubblica amministrazione e nello Stato, intendiamoci, un ruolo apicale che non debba essere ricoperto per concorso o altre forme di selezione, la via da seguire debba essere quella proposta da alcune forze di opposizione. Non so, per nominare il comitato esecutivo dell'ISU, mettiamo il direttore generale dell'ISU, il governo deve prima convocare gli stati maggiori della sanità? Insomma, lo domando, credo che sia un dubbio legittimo quello che propongo. Magari quando si tratta di nominare un primario ospedaliero, bisogna sentire il parere dei sottoposti, dei medici che compongono lo staff del reparto, degli infermieri, dei tecnici, magari anche degli OTA, sono pur essi operatori sanitari. Cioè, sono vie da seguire queste, sono proponibili? Me lo domando. Qualcuno ha parlato, criticato il doppio incarico che ricoprirà il dottor Faraone, quello di capo di Interpol, di comandante della gendarmeria. Allora, io ho già detto in sede di confronto, non qui in consiglio ovviamente, ho già detto che non potevamo permetterci di risolvere un problema, cioè di andare a nominare il comandante della gendarmeria e aprirne un altro, lasciare vacante il posto di direttore di Interpol. Perché? Perché se avessimo voluto scegliere un nome all'altezza di Faraone, avremmo dovuto esplorare all'esterno del nostro paese, cercare la figura adatta, cosa che avrebbe comportato molti mesi. E allora era preferibile nominare una persona di basso profilo professionale al posto di Faraone, solo come pro forma, tanto il dottor Faraone avrebbe continuato a fare anche il direttore di Interpol. Non so, mi sembra che fare una scelta che sia, fosse come lo specchietto per le allodole, non fosse la più adatta. Il dottor Faraone ha un incarico temporaneo anche per sua scelta. E poi non dimentichiamoci che al dottor Faraone è stato chiesto di diventare capo della gendarmeria. Egli non si è mai proposto, non ha mai ricercato la nomina. Gli è stato chiesto e legittimamente ha, come dire, esposto anche qualche condizione. È censurabile tutto questo? E allora io non credo che il doppio incarico per un periodo di tempo a termine possa offrire, presentare chissà quali problemi, perché alla fine di tutto rimangono le qualità dell'uomo ed è lì che si deve guardare. Poi il governo vigilerà che il nominato con doppio incarico
non si renda protagonista di azioni eversive, visto che gli si dà, adesso gli si attribuisce un potere enorme, cosa che io non credo che sia. Il consigliere Pedini Amati ha manifestato la sua contrarietà riferendosi al fatto che il dottor Faraone abbia lavorato per i servizi segreti e che quindi, per una conseguenza che fatico a capire, ma per una logica conseguenza, egli rimane fedele ai servizi segreti. Noi abbiamo avuto nella nostra gendarmeria, per esempio nel corso degli anni, molte figure che provenivano dal Corpo dei Carabinieri italiano. E noi sappiamo per definizione che un carabiniere è fedele all'arma nei secoli, qualunque cosa vada a fare nella sua vita dopo essere stato carabiniere. Abbiamo avuto nella nostra amministrazione un sacco di gente che proveniva dall'amministrazione pubblica italiana. In Banca Centrale abbiamo tuttora professionisti che provengono dalla Banca d'Italia. Allora il discorso dovrebbe essere fatto esteso per tutti. Vogliamo tirare una riga? Non servirci più di professionalità di oltreconfine quando provengono da ruoli di pubblica amministrazione in un altro paese, perché temiamo sempre che rimangano fedeli. Anche qui dovremmo fidarci delle qualità dell'uomo e del professionista a cui diamo un certo incarico. Quindi anche questa mi pare una ragione, insomma, molto forzata, ma questa è solo la mia opinione, intendiamoci. E poi inevitabilmente il discorso è sceso anche sui quattrini, su quello che percepirà il dottor Faraone, che è stato ritenuto esagerato. Adesso qui mi piacerebbe sapere quali sono i parametri per cui uno stipendio è molto elevato o è poco elevato, o va bene. In ogni caso mi pare, ero curioso di saperlo, quindi ho chiesto informazione al segretario di Stato, che ci penserà a comunicarlo all'Aula, ma mi pare che sia un po' inferiore lo stipendio complessivo del dottor Faraone, lo indicherà il segretario di Stato, un po' inferiore, non molto inferiore alle cifre che sono state indicate, un po' inferiore. Le indennità che percepirà sono inferiori a quelle che percepiva il suo predecessore, ma soprattutto la grossa differenza è anche che il dottor Faraone non percepirà un'indennità di 23.000 euro l'anno che erano state riconosciute al generale Gentili. E quindi mi pare che, se facciamo la differenza con chi ha già ricoperto quel posto, l'ultimo in ordine di tempo, le differenze siano sensibili. Questo solo per precisare. Infine vorrei ricordare, ma non vorrei neanche fare eccessiva polemica su questo passaggio, ma la voglio ricordare. Il consigliere Roberto Ciavatta, nel corso del suo intervento, ha un po' maliziosamente fatto presente che è stata una forza politica di maggioranza a indicare il nome di Faraone. Siccome il consigliere Roberto Ciavatta, non in aula ma nell'ultima trasmissione di Palazzo Pubblico, aveva detto chiaramente, invece in quell'occasione, non ha avuto forse il coraggio di ripeterla oggi, aveva detto in quell'occasione che il dottor Faraone era un uomo vicino ad AP, e oggi ha voluto solo ricordare che la prima volta che è stato fatto il nome di Faraone è stato fatto da una forza politica, e quindi ritengo che la forza politica sia mia. Io credo che queste siano sono insinuazioni maliziose. Allora, se io volessi essere perfidamente sottile, come nell'occasione il consigliere Roberto Ciavatta ha manifestato di essere, potrei rispondere che noi siamo vicini al dottor Faraone nella stessa misura in cui Rete è vicina, anzi è la portavoce di una delle bande che compongono la gendarmeria. Potrei dire questo. Ma al di là di questa provocazione che risponde a un'altra provocazione, o di questa insinuazione che risponde a un'altra insinuazione, voglio ricordare che noi, è noto questo da tempo, abbiamo stima del dottor Faraone per le qualità che ha dimostrato lavorando nel nostro paese, per l'inappuntabilità del suo comportamento, perché è un vero servitore dello Stato, e se, veniamo ricambiati dal dottor Faraone di un po' della stima che noi abbiamo nei suoi confronti, ne siamo onorati.